E alla fine di questi corsi di PCTO Cinema c'è stato l'incontro, perché questi corsi che parlano di cinema in realtà è una metafora, come tutte le cose. Sono dei corsi che vertono soprattutto a far incontrare le persone, a far conoscere che cos'è la condivisione, il progetto comune, raggiungere un obiettivo comune attraverso un gioco di squadra, il credere in se stessi, avere una convinzione rispetto a quello che può essere la direzione della vita. E tutto questo noi l'abbiamo raccontato attraverso il cinema, il come si scrive un soggetto, come si scrive una sceneggiatura, come si gira un cortometraggio. C'è stato l'incontro, perché poi in realtà in questi corsi la cosa più importante, la cosa forse più bella, è l'incontro tra le persone, perché non esiste un insegnante e un allievo, esistono due persone che hanno un'età diversa, ma che si incontrano, si scontrano, si confrontano i propri mondi, li mettono a confronto e a volte possono cozzare, a volte possono invece essere simbiotici, e alla fine però si riesce ad arrivare comunque ad un risultato che fa scattare questo grande applauso. In realtà l'applauso non è per quello che vediamo, ma è per quello che siamo. Quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Ma perché ridi? Ragazzi, avete fatto tardi? Come mai? Oh, guarda che è arrivato il latitante! Abbiamo perso l'autobus. Però sono andato un passaggio. E perché ridi? Non capiva se erano uova o patate. In che senso? Perché praticamente sotto al sederino ci stava una busta e non capivamo se erano uova o patate. Ma che stai dicendo? Mai studiato? Anto, oggi c'è il compito di economia aziendale. Perché era oggi? Certo, oggi è martedì. Anto, ma dove sto? Oh, fa, ma che pazzia, poi? Non parlando proprio. Perché? Ieri mi è venuto a più a fratello cucino che avevo studiato compito economico. Ah, mi fa un sale, fratello non c'è niente. Mi sono venuto a finire contro una macchina. Oh, l'auto è bianco. Mi vado a tomare? Lui no, però è esatto, sì. Ah, buono, l'importante è che è stato buono, eh. Sì. Oh, ma con compito economico non si può piacere. In modo gitto non so c'è niente. Lo cerco a costo, ma non Federico. Questo è Bacco Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti. Io comunque stamattina non volevo proprio venire. Muoviti. Ah, muoviti a me che mi hai fatto aspettare mezz'ora e stai pure incazzata. Muoviti. Io stamattina ti ho fatto una domanda e tu non mi hai risposto. Ma quale domanda? Non far finta di niente, non ci vai in serio. Ma te l'ho detto pure, stavo con Antonio. A me sto fatto che sei sempre con Antonio non mi pare tanto male. Ma che c'è di strano, è un semplice amico. C'è di strano che sei più con lui che con me. Una domanda non te la sei fatta? In che senso? Ayu, buongiorno. Ma è vero che stamattina c'è il compito di economia aziendale? Certo, è martedì. Noi ci vediamo, anche questa mattina io me ne vado. Quasi quasi vengo con te. Ah, mo vuoi venire con me? E ieri sera dove eri finito? Ti ho cercato per tutta la serata. Hai visto che bel amico che tieni? Ti ha chiamato subito, bravo. Ma ne fai? Una figura di merda. Perché il tempo fugge in ganna, sempre insieme stanno contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia. Buongiorno. Buongiorno. Oh, ma hai studiato un caso? Sì, tutto il pomeriggio. E a voi appos. Ok, mi rimane, non ti faccio copia. Sta male. Ma che copia fare se per l'orario fa scena? Tu il prof se ne accorge. Voi apro, dice bene. Buongiorno. Oh, che sono una copia? Ma che è successo? Non altri pensieri per la vita, è successo qualcosa. E le cose con lui non vanno molto bene, cioè. Voi apro a pantaglia, tu posta così. Giacomo Leopardi con L'infinito ci scrive una delle sue opere più visionarie della letteratura. Lasciami stare. Che succede? Niente, prof, è tutto ok. Sicuro? Ci volete rendere partecipi? No, non è niente, veramente.
Sempre caro mi tu questo colle, in realtà Matilde, dobbiamo parlare. Ora. Che tutta questa situazione qui è diventata troppo pesante per me. Poi tu sei sempre arrabbiata, non lo so. Io non sarei sempre arrabbiata se tu non mi facessi incazzare sempre. Proprio questo è il punto. Forse è il caso di parlarne. E allora? Ma guarda, se parti già così aggressiva, per me è ancora più difficile. Io non sono aggressiva. No, questo lo pensi, ma non è così. Oh, amore, quando è del compito? Poi amo, tutto a posto, spero bene. Solo che secondo me le domande erano troppo facili. E questo ti preoccupa? Agitone è la trappola. Vabbè, ciao. Ciao. Vedi, io non sono aggressiva. Non sto dicendo che lo sei. Lo sei solo con me. Tu dovresti essere il mio ragazzo, pensa a te. Penso solo che sei sempre incazzata con me. Perché lo sai. Cosa? Che non sono innamorato di te. Ma com'è possibile? Matilde, da quanto tempo stiamo insieme? 4-5 mesi? E allora? Allora niente, io ci ho provato, ma non mi sento preso, che ci posso fare? Cioè, mi stai lasciando? No, non è questo, è che non stiamo più bene insieme, lo vedi? Non è certo per colpa mia. No, lo so, certo, è colpa mia. Senti, io sono già stata abbandonata troppe volte, e lo sai? Certo. Prima quello stronzo, poi mia madre e mio padre che si separano. Ho capito, ma io ti voglio bene. No, tu non mi vuoi bene, io non ti permetto di lasciarmi, al limite ti lascio io. Va bene, ok, per me va bene, lasciami. No, quando lo dico io. Ma no, amore, te lo giuro, si fa le unghie, come si legge, parla tutto italiano. No, amore, te lo giuro. Come si legge, parla tutto italiano. No, amo, forse ne capito. A me non mi abbandona nessuno. Scusa, ma la posso dire una cosa? Ti state scemo tu. Ma perché eri staccanendo? Ma qual è il problema? Ma che ne so, ero confuso. Sì, ma che l'hai diventata vendicativa? E che lo fai? Qual è il problema? Finisce sempre così da quando sono nata. Ma perché? Ma tu ci fai strada. E se permetti solo io che decido. Ma prima o poi mi passa. Sì, ma non capisco perché tu non sei stato chiaro. Scusa, ma tu stai dicendo che tu decidi che gli altri non ti devono abbandonare? Senti Fabio, a dire la verità non sono stato chiaro nemmeno con me stesso. È che, non lo so, non volevo prenderla in giro. Devi gestire tu la tua vita. Tu devi decidere. Non devi permettere agli altri di decidere per te. Sì, vabbè, ora l'importante è che tu mi parli e chiarisci. Sì, Matilde, tutto a posto. Ma nella vita ci sono anche gli altri. È l'unica cosa. Anche perché tutta questa situazione qui è diventata troppo pesante. Insomma, con quello che stai dicendo, io non è che mi trovo assai. E beh, mi devo trovare io, mica tu. Queste ninfe anche hanno caro, da loro essere ingannate. Non si può da un riparo, se non gente rozze e grate, ora insieme mescolate. Suona. Ma perché mi spottare in questo modo? Ma quando mai? Vedi che io ti ho vista con le tue amiche. Eppure se fosse, quale problema? Mi fai sentire una merda se fai così. Perché che sì? Io sono stato onesto con te, non penso di meritarmi tutto questo. Onesto di cosa? Tu volevi lasciarmi? Ma lo sai che mi stanno prendendo in giro tutti per colpa tua? Io non ho fatto niente, sarà il karma? Quando finirà tutto questo? Non finirà. Anzi, secondo me dirò proprio ai tuoi genitori ciò che sei, visto che sono molto contenti di vederci insieme. Ma allora tu mi vuoi distruggere? Cosa succede? Vedi? Sei tu che ti stai mettendo in ridicolo, ma non vedi? Guarda Matilde, io non posso sostenere tutto questo. È il minimo, per me puoi pure morire. Ciascuno avrà ben gli orecchi. Di domani nessun si paschi.
Oggi siamo giovani e vecchi, dieci ognuno, femmine e maschi. Ogni triste pensier caschi, facciamo festa, tuttavia. Levo questa spada in alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e sorgeranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io volevo dire una cosa. Luca era una persona e noi non l'abbiamo capito. Se dobbiamo dare la colpa a qualcuno, io penso che la colpa sia di tutti noi. E questo è per Luca. Ho visto un paio di giorni fa, abbiamo riso e scherzato. No, però ero proprio uno bravo ragione. E tu? Non dici niente? Che devo dire? Com'è? E il tuo fidanzato non si è accorto di niente? Non avevate litigato? Sì, ma le solite cose di coppia. Che tipo di cose? Di quelle che si sentono sempre. Tutta la scuola l'ha visto litigare, continuamente. Ma che state insinuando? Io gliel'ho detto di morire in un momento di rabbia. Va a pensare che lo faceva veramente. Siete stati tanto tempo insieme e non ti sei accorto che era una persona sensibile. Ma perché mi guardate così? Pensate, c'entri qualcosa? Noi no. E tu? Ma come ti vedi tra 20 anni? Sacci, ma come vedi rimane? Qualcuno dice che saranno gli anni migliori della nostra vita. Mamma mia, che ansia. Vabbè, se non migliori, indimenticabili. E infatti, chi si è scordato? Donne, giovani e chiamati, viva Bacco, viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il cuore. Non fatica, non dolore, ciò che esser convien sia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste favole di Anna, belli e lunghe l'altro attenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Questi lieti stati retti delle ninfe innamorati, per caverne per boscati hanno loro posto 100 acquati. Ho dato riscaldati, fallo un salto giù da via. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Che bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza.